questo libro ha toccato le corde giuste, potremmo dire. Ma come viene fuori la Chiesa da questa accusa che lei muove? Con la testimonianza nuova, cioè una Chiesa libera da ogni forma di collateralismo politico, di ogni dipendenza politica, una Chiesa che deve essere più evangelica, secondo vivere secondo il Vangelo. Quindi c'è una coerenza che la Chiesa deve avere per essere credibile. Se la Chiesa non deve essere legata a nessuna forma di potere, perché è il potere che oscura e poi porta a compromesso. Se la Chiesa si libera sempre e sta attenta da ogni forma di potere, io credo che può essere una testimonianza importante quella della Chiesa. La Chiesa non è stata capace di dire una parola diversa rispetto a quella che era l'opinione comune, eccetto i movimenti sociali, per esempio il movimento contadino, eccetera, che ebbero uno scontro, ma anche i movimenti cattolici ebbero uno scontro nei confronti della mafia, cioè individuarono facilmente che erano quelli con cui non si poteva andare d'accordo. Insomma, la mafia era l'elemento di disturbo del processo e dello sviluppo. Come possiamo leggere i fatti raccontati nel libro in chiave attuale, in chiave odierna? Ma guarda, la storia sono tutte le nostre rughe che ci portiamo appresso. Sul nostro organismo ciascuno di noi si porta tutto il passato che ha segnato la propria vita con avvenimenti e orientamenti rispetto ai quali dobbiamo essere in grado di prendere le distanze per liberarcene e quindi sgombrare almeno dagli errori in cui siamo imbattuti nel passato per guardare a un futuro più pulito e più leggero. La fede ha bisogno della storia per concretizzarsi e la storia ha bisogno della fede per trovare un senso. Noi cristiani siamo incaricati di calare la nostra fede nella storia e, come Padre Stabile ha ben detto, ben dimostrato, quando fede e storia si divaricano succede un disastro sia per la fede che per la storia. Padre Stabile vuole capire, la Chiesa siciliana è un riflesso della società siciliana, quindi dentro la Chiesa siciliana troviamo cose buone e cose non buone, e c'è stata una cecità che è stata la cecità della società siciliana, del resto.